In questo momento ci siamo collegati con sempre Radio Milano TV, ma ci siamo collegati anche con YouTube, che ci sta seguendo in orizzontale, in assoluta orizzontalità. Vabbè, facciamolo vedere. Facciamo vedere il retro praticamente di questo apparecchio che ci sta filmando. Bene, buongiorno, buongiorno, siamo in diretta su Radio Milano TV e quindi vogliamo immortalare questo momento. Abbiamo una scrittrice naturopata. Esatto. Che possiamo anche spiegare cosa significa. Certo, lo rispieghiamo per gli amici di Radio Milano TV in ascolto. Naturopata, buongiorno a tutti, io sono Annalisa Calandrini. Naturopata è una figura che cerca di prendersi cura delle persone, innanzitutto facendo prevenzione, ma ancora di più riportando, diciamo, il nostro organismo in equilibrio attraverso una serie di strumenti e discipline totalmente naturali. Da quello che può essere la fitoterapia, quindi diciamo prodotti a base di erbe, a quello che invece possono essere invece discipline come la riflessologia plantare, la riflessologia facciale, altre discipline che cercano, come anche la medicina tradizionale cinese e comunque anche l'agopuntura, di portare in equilibrio, diciamo, il corpo. E siccome nella mia vita sono sempre stata un amante della buona cucina, ho avuto una nonna romagnola doc, direi, e che mi ha trasmesso, diciamo, i valori della tradizione romagnola. Questo è un classico. Un classico. La nonna, la mamma. Classico, esatto. Anzi, la nonna, in generale la nonna, anche per Massimo Bottura, la nonna. Ecco, quindi esatto. Lo chef decretato numero uno al mondo. Ecco, bene. Dopodiché, diciamo, ho cercato di unire i miei studi sull'alimentazione bioenergetica, visto che come naturopata tengo anche consulenze, chiaramente bisogna studiare a lungo. Sì, abbastanza. Ecco, quindi, e nella vita quindi, non si finisce mai di quindi, studiare. Quindi come inizia, quindi, a parte le scuole elementari, medie, inferiori, medie, superiori. Io ho fatto tutt'altro, nel senso che ho fatto lingue, sono stata all'estero, ho fatto la commerciale estera, poi ho avuto un problema di salute molto importante. Penso che la cosa più importante sia quella di vivere su se stessi le cose che poi in realtà si può andare a aiutare qualcun altro se prima si è vissuto su se stessi. E da lì ho fatto un click, mi sono rimessa a studiare a 30 anni e da lì sono ripartita. Ho fatto una tesi sulla longevità, quindi sono andata a intervistare gli ultracentenari dal Giappone alla Grecia alla Sardegna e anche nelle nostre zone per capire, secondo me, quello che potevano essere i segreti dei longevi. Un attimo, perché torniamo immediatamente su Radio Milano TV. Non speriamo non sia successo nulla. Speriamo e verifichiamo appunto il collegamento. Allora, seguiamo subito. Questo è il backstage quindi di Radio Milano TV e abbiamo 4 minuti al ricollegamento perché in radio hanno mandato in onda Luca Barbarossa Le cose da cambiare. È stato un brano molto, molto interessante, molto, molto, sì, molto piacevole. Sì, assolutamente. Quei brani dimenticati. Dobbiamo riuscire, per questo si è svitato proprio in questo momento. Era lì che stava crollando, è crollato. Io lo tengo fermo e se mi gira questo anche sul filo chiaramente adesso ci guardiamo, l'importante è girarlo in questo senso, io lo tengo fermo, girare il microfono, no, tutto con il sostegno, no, la parte del sostegno è quello che ci deve, ecco, così lo avvitiamo in modo che non c'è più il problema, un attimo, ecco, così abbastanza, lo avvitiamo un altro poco, così siamo tranquilli. Purtroppo in backstage può succedere anche di peggio, chiaramente non va in onda in radio, a parte appunto questi video che abbiamo voluto
semplicemente fare per rendervi conto cosa succede appunto nel dietro le quinte, anche perché poi dalla regia poi chiaramente devono mandare un brano musicale, devono alternare per chiaramente tenere un buon ascolto. Abbiamo 1:52 al ricollegamento. Io non faccio ulteriori domande perché poi rischiano di essere ripetute dopo e quindi non è il caso. Anch'io sono, come dire, spettatore, ascoltatore di questa cosa. Un minuto al collegamento, poi ci sarà anche tra l'altro il segnale orario in radio. Intanto qui con noi, per chi ci sta seguendo su Periscope, abbiamo Annalisa col suo libro. Facciamolo vedere, sì, si vede, perfetto, eccolo qua. Libro... Edizione Ponte Vecchio, diciamo. Ecco, Ponte Vecchio, nome è una garanzia, in Romagna. In Romagna direi di sì. Trenta secondi al collegamento. Questa è un'intervista, è la prima volta che facciamo una cosa del genere, anche se in realtà è quello che si fa normalmente tutti i giorni quando poi c'è un ospite, che solitamente, devo dire, difficilmente ci viene a trovare qui in casa, di solito siamo noi, ecco, quindi a spostarci. Spot pubblicitario delle 9. Giardino V. Ci siamo. Ed eccoci ritornati in diretta. Si parlava di longevità. Io non faccio parte del caso Macropoulos ancora, ma basta poco. Perché poi Madame Macropoulos avrebbe, come dire, sarebbe arrivata a 300 anni e poi a 300 anni si è suicidata perché praticamente incontrava persone, sapeva tutto di tutti, quindi longevità... Cioè, basta arrivare, ecco, a 90 anni, 100 anni, ma arrivarci in salute, ed è quello che io cerco di trasmettere attraverso il mio lavoro come naturopata. E questo libro, diciamo, è stato una trade union tra i miei studi di alimentazione bioenergetica, e soprattutto l'importanza del chilometro zero, l'importanza della stagionalità degli alimenti e l'importanza... Beh, perfetta con slow food, quindi... Cioè, con slow io food, sono in perfetta, diciamo, diciamo perfetta... Carlin Petrin qui non ha nulla da dire, anzi forse da imparare, anche perché insomma gli ultimi discorsi di slow food sentiti proprio da Carlin Petrin sono proprio in diretta sinergia proprio con i concetti base, comunque, sì, di vegetariani... Cercare un po' di tornare, non è un libro vegetariano, è un libro dove c'è pesce, molti omega 3, c'è anche un po' di carne, poca, però c'è l'aspetto particolare curato su quello che ad esempio è un problema che aumenta al giorno d'oggi, sulla celiachia, quindi sotto c'è scritto molte ricette gluten free e molte ricette sono ricche di quello che è frutta secca, semi oleosi, che al giorno d'oggi bisogna reinserire nella nostra dieta, così come il cibo povero, così come i legumi, ecco. Questo che sicuramente è molto importante. Non manca nel mio libro, diciamo, tutta quella che è la vera cucina romagnola, dai cappelletti ai passatelli, diciamo, però con qualche chicca, nel senso troverete un cappelletto con una salsa di curcuma e germogli
germogli ad esempio sono fantastici, ad esempio per quello che è comunque l'energia del nostro corpo. La curcuma, sappiamo benissimo tutti i benefici, da 5.000 anni ad oggi è stata un po' riscoperta, riproposta in alcuni piatti, quindi insomma un sacco di ricette. C'è anche la zuppa inglese? C'è. La zuppa inglese, che è un piatto inglese, è un piatto inglese della loro cucina, magari uno ce l'hanno, esatto. Non sono tantissimi come nella nostra, è esatto. English truffle mi sembra sia in originale. È come dicevo, siccome il mio libro è Le ricette romagnole della nonna rivisitate in chiave salutista, anche la zuppa inglese moderna è rivisitata in chiave salutista, quindi troverete ad esempio il latte di mandorle, anziché il latte normale, troverete ad esempio una farina particolare o di grani antichi o di riso gluten free, quindi è una ricetta un po' rivisitata. Mio zio pasticcere, gli ho detto fai finta di diseredarmi, no Fuzzi, a Forlì, facciamo un po' di pubblicità, nel senso lui ha le sue, giustamente dice la pasticceria è chimica, quindi non bisogna... E io invece ho rivisitato tutto. Io tra l'altro ho scoperto personalmente ad Argenta, dove c'era un celebre ristorante che si chiama Trigabolo, anzi proprio il pasticcere, questo Trigabolo che raggiunse le due stelle Michelin. Poi se dico che i cuochi erano Igor Scorelli e Bruno Barbieri, chiaramente ho svelato tutto. Dove praticamente questa pasticceria, pensate, che è una pasticceria praticamente monoprodotto, dove se si vuole prendere il caffè o il cappuccino c'è la macchina in gettone automatico. Però la pasticceria è perfetta e ha riproposto il bombolone. Però mi diceva questo Gualandi, questo pasticcere in Argenta, mi diceva che praticamente, come direbbe Pozzetto, Graziano, sì, conosco. Che praticamente invece di usare lo strutto si usa un ingrediente moderno, l'olio. Che può sembrare strano, ma quando si vanno a vedere queste ricette, hanno soprattutto quelle romagnole, sempre dello specker, sempre delle no? Della pancetta, hanno sempre qualcosa, basta toglierla e mettere un po' di olio, un goccio di olio, e ha già sostituito quell'ingrediente di un tempo. Quindi. Ecco, quelli che pensano che la piadina si debba fare assolutamente con lo strutto, in realtà se vuoi fare una piadina di buona qualità, si usa un buon olio, sicuramente è meglio. Infatti qua c'è, non l'ho chiamata piadina. Non è come l'Artusi che la piadina non l'ha contemplata, perché chiaramente era una cosa... Non l'ho chiamata piadina perché la piadina è un nome che non si può, chiaramente una ricetta. Io l'ho chiamata la spiada, perché in realtà ho messo farina di segale, farina di canapa, che è questa novità, diciamo, del momento, ed equiseto, che l'equiseto è una pianta officinale conosciuta tantissimo proprio per le proprietà benefiche, per capelli, per pelle, quindi un sacco di, diciamo, di novità. Insomma. Ci sono anche delle foto, possiamo anche vedere. Delle foto nel facciamo libro, vedere, ecco qua, è possibile, se dovete avere un'idea chiara. Ecco qua, quindi comunque è vero che un libro di ricette, chiaramente per una food blogger, oltre che naturopata, è chiaramente un bel veicolo, immagino che ci siano già molte richieste da parte la nostra, appunto di fare un'intervista, chiaramente a una forlivese, che chiaramente con questo libro può far girare comunque questi piatti, oltre che sul web, sono disponibili anche le stesse cose. Sì, anche cose. Sul web, ecco, alcuni sì, non tutti chiaramente. Edito dal Ponte Vecchio, di Cesena, che è una, diciamo, è un gruppo editoriale che si occupa di scrittori, molto di eccetera, Romagna, eccetera. Esatto. Ecco, non è la Macro, che è un'altra casa editrice che tra l'altro proprio quasi si occupa esclusivamente di queste cose qua, e quindi come dire, un libro del genere può entrare anche in mezzo a quelli dei grandi autori come Oscar Wilde, eccetera, eccetera. Il catalogo, ecco, ci sono tutti, c'è anche questo che effettivamente mi sembra molto, molto interessante. Facciamo vedere anche questa? Questa parliamo di dolcezza, io do molti spunti, soprattutto ai miei clienti. Qui c'è una crepa ai mirtilli con fiori di glicine che sono molto dolci, ecco. Si possono anche mangiare. Eccolo qua.
realtà io do degli spunti ai miei clienti come fare una colazione sana, non la solita diciamo brioche caffè, ma magari, non so, un muffin di grano saraceno, mele e cannella. Do degli spunti, diciamo, salutisti per quello che riguarda chiaramente la prima colazione. Che poi Joel Dix non sarebbe d'accordo. In uno spettacolo spiegava che sì, è bene svegliarsi alle 7 del mattino per fare ginnastica, footing, eccetera, eccetera. In realtà si può andare in una pasticceria entro le 8 e trovare ancora i bomboloni, perché dopo le 8 i bomboloni finiscono. Finiscono. Ecco. Questo è un grande classico. Tra l'altro, Annalisa vive attualmente, è nata all'ospedaletto, il quartiere tra l'altro di Carla Bissi, Alice, eccetera, eccetera. Non so, qui forse nel video non l'abbiamo detto, ma nell'introduzione di questa trasmissione che abbiamo fatto, abbiamo parlato di questa, appunto, cantante, non ci stiamo appunto a ripetere. E quindi poi si è trasferita vicino all'imbocco autostradale, dove praticamente poi ci sono queste pasticcerie che si fanno concorrenza l'un con l'altro, quindi chiaramente il cliente è tutelato, ecco, quindi quando c'è la concorrenza, c'è anche una pizzeria tra l'altro, che a proposito, pizza ne abbiamo? Allora, pizza no. No, allora, pizza. Non perché io sia un estremista che sono contro la pizza, però è un alimento che, seppur tanti ci dicono che sia un alimento completo, fondamentale, eccetera, io invece tendo a, anche nei consigli alimentari, a darlo massimo una volta alla settimana o una ogni due, perché in realtà ha un indice glicemico molto elevato se non viene fatto con farine particolari.